Siamo qui con Roberto Caruso, oggi una partita tosta, uno dei migliori in campo. Avete giocato un'ottima partita, siete entrati bene in campo, avete sbloccato il risultato verso la fine del primo tempo. Come l'avete preparata? Sapevamo che oggi non ce la regalavano qua, come tutte le squadre di questo campionato vengono a fare punti alla prima in classifica. Sapevamo di incontrare una squadra tosta gagliarda, però durante la settimana abbiamo preparato bene la partita e il risultato ci premia. Ormai siete lì, dovete crederci, è un vostro obiettivo, pensate di farcela? Per forza, una volta arrivati lì su, siamo a febbraio, mancano una decina di partite alla fine del campionato, siamo lì e ci crediamo. Va bene, grazie mille. Grazie. Siamo qui con Matteo Mannucci, l'autore del raddoppio dei padroni di casa della Lele Nettuno. Ottima prestazione per te, subentrato in una partita non facile. Complimenti per il gol, cosa pensi della partita, le tue prime emozioni? Non è stata una partita semplice, abbiamo tenuto bene e abbiamo rischiato molto anche in fase difensiva, però ci abbiamo creduto fino alla fine e alla fine ci hanno premiato delle occasioni. Abbiamo tenuto botta e siamo contenti del risultato. Ci hai pensato più di qualche secondo a tirare quella bomba sotto il set o è andato tutto così? No, è andato così, come è venuto. Ci ho messo molta foga perché ci tenevo, non andavo in gol da terza o quarta giornata del giro d'andata e niente, l'importante è vincere, l'importante è il risultato. Grazie mille. Siamo qui con mister Angelo Stampatore. Una partita non facile, risultato è 2-0, avete preparato ottimamente la partita tenendo lì la prima della classe, poi a fine primo tempo quel gol sfortunato e poi la partita non siete riusciti a recuperarla, però ottima, complimenti per la prestazione. Grazie, sì, avevamo cercato ovviamente di venire qui preparando la partita in maniera tale che di non subire troppo. Si sa, venivamo a giocare contro la prima classifica, una squadra forte, una squadra preparata, una squadra in fiducia, non era semplice. Noi oggi abbiamo recuperato dopo oltre un mese due o tre giocatori e abbiamo cercato di giocarcela, è andata così, pazienza, insomma, ci può anche stare, ci può stare. La classifica in questo momento non vi sorride, cosa pensate di fare in questo momento? Ma noi, ripeto, adesso il nostro compito principale in questo momento è recuperare i giocatori che ci mancano e continuano a mancarci. E cercheremo di metterci chiaramente ancora più grinta e determinazione perché comunque sia non erano questi i nostri programmi iniziali, puntavamo ben altro, ma il calcio è anche quello, lo sport è anche questo, insomma, quindi bisogna fare i conti con quella che è la realtà al momento. Noi ci dobbiamo fare i punti che ci servono per salvarci senza soffrire ulteriormente. Speriamo, insomma, ecco, già dalla prossima partita. Certo, non era semplice venire qui oggi e giocarsela, su questo non c'è dubbio, perché giochi, ripeto, contro la prima in classifica, una bella squadra composta da bravi giocatori. Ci abbiamo provato, è andata male e cercheremo quei punti che ci servono adesso nelle prossime partite. Va bene, grazie mille mister. Grazie a voi. Ciao mister, alla prossima. Alla prossima.